Il seggiolino salva bimbi, la tecnologia capace di evitare tragedie purtroppo sempre più frequenti come quelle dei bambini morti perché dimenticati in auto, è stato presentato al governo. L'assessore regionale trasporti Vincenzo Ceccarelli, all'indomani della tragedia avvenuta a Vada nello scorso mese di luglio e costata la vita a una bambina di pochi mesi, aveva scritto al ministro Graziano Del Rio e al viceministro Nencini per segnalare al governo l'esistenza di un dispositivo ideato e brevettato 3 anni fa da una scuola di Bibbiena capace di avvisare i genitori nel caso in cui il bambino resti chiuso in macchina. Finalmente si è tenuta a Firenze l'incontro tra la scuola, l'Istituto Fermi di Bibbiena e l'esecutivo, dove il vice ministro Nencini e l'assessore Ceccarelli hanno valutato insieme agli ideatori del meccanismo il suo funzionamento e le sue possibili applicazioni. All'indomani dell'ultima tragedia, ha detto Ceccarelli, mi ero assunto questo impegno. Parlamento e governo stanno lavorando alla revisione del codice della strada. Se nel nuovo codice sarà prevista l'obbligatorietà di strumenti come questo a bordo delle auto, credo che l'idea dell'Istituto Tecnico di Bibbiena potrà trovare un grande campo di applicazione e molti bambini saranno più al sicuro. L'idea è interessante, ha detto il vice ministro Nencini, perché coglie un nervo scoperto. Ogni anno si verificano 1 o 2 episodi di questo genere solo in Italia, molti più se guardiamo anche all'estero. Prevediamo di discutere questo problema nel prossimo codice della strada che a giorni tornerà in revisione al Senato e conterrà una norma che riguarderà i seggiolini auto chiedendo che abbiano caratteristiche di sicurezza analoghe a queste. Molta soddisfazione ovviamente da parte dell'Istituto Fermi. Il nostro progetto è nato dalla didattica, ha detto il dirigente Gianfranco Gentili, e dalla passione di chi ci ha lavorato. Già da tempo abbiamo brevettato l'idea a livello nazionale e adesso abbiamo avviato la pratica anche per il riconoscimento del brevetto europeo. Il progetto, denominato Ricordati di me, è stato inventato e realizzato dagli studenti dell'ISIS Fermi di Bibbiena. Un seggiolino avverte mamma e papà nel caso in cui il bambino sia rimasto chiuso in auto accendendo le frecce, facendo suonare il clacson e addirittura inviando SMS ai loro cellulari e a altri numeri impostati.